Qui ho due patate lessate con la buccia che pesano 200 grammi. Le vado a mettere così come sono dentro lo schiacciatapane. Gli avanzi di verdure, quello che avete in casa va benissimo, melanzane, zucchine, pisellini, quello che avete. Io ho i fagiolini, sono 100 grammi di fagiolini lessi e li vado a tagliare semplicemente con la forbice in modo da sminuzzarli bene. Prendiamo le patate e le schiacciamo così. Vedete? Non serve sbucciare. Vedete, non serve sbucciare perché la buccia rimane tutta quanta intrappolata nello schiacciapatate. E quindi, ecco qua. Aggiungiamo 50 g di parmigiano, che sono circa 2 cucchiai belli pieni, un pizzico di sale, pepe nero macinato al momento e impastiamo il tutto con le mani. Prendiamo la carta del pane o un piatto, mettiamo un pochino di pangrattato, poggiamo sopra un copapasta e andremo a formare i nostri burger. Potete anche farli senza il copapasta, semplicemente formando una polpettina con le mani. Ragazzi, vi volevo dire che se volete potete farli anche farciti, che sono ancora più sfiziosi. Io infatti li volevo fare, però ho la testa fra le nuvole e mi sono dimenticata, li ho fatti tutti semplici, però adesso provo a rimediare. Faccio due farciti, se riesco, vediamo un po'. Io di solito li farcisco quando vado a mettere l'impasto all'interno del copapasta, però questa volta mi sono completamente dimenticata e quindi provo a rimediare. Prendiamo una fettina di prosciutto, appoggiamo al centro la mozzarella per pizze perché rilascia meno acqua e facciamo una sorta di pacchettino così. Lo appoggiamo qua. E provo a ricompattare il tutto. L'ideale è farcirli prima, come vi ho detto, però se anche voi avete la testa che va a mille, mille cose da fare, poi vi dimenticate, si può sempre rimediare. Ecco qua. Adesso andremo a cuocerli. Li potete cuocere anche al forno, però io vado a farli in padella perché fa caldo. Accendiamo la fiamma, regoliamo in modo da ottenere una fiamma media, mettiamo un filino d'olio sul fondo e appoggiamo i nostri polpettoni in padella. Per fare questa ricetta mi sono ispirata proprio a quella del polpettone ligure, ovviamente un po' diversa, senza basilico, cotta così è un pochino diversa, però vi giuro che è buonissima. Mettiamo un filino d'olio anche sopra, o se ce l'avete come me usate lo spruzzino per l'olio che si distribuisce molto meglio. Copriamo e facciamo andare. Dopo 5 minuti di cottura li rigiriamo. Togliamo il coperchio e facciamo fare la crosticina anche dall'altra parte. Ecco qua, sono pronti, li ho fatti cuocere altri 5 minuti circa dall'altra parte e adesso impiattiamo.
Morbidissimi, saporiti.